Rieccoci ragazzi per il sesto episodio. Stiamo facendo tutto di seguito perché dobbiamo capire cosa sta succedendo qua. Questa porta che sbatteva, insomma, chissà. Vediamo cosa ne uscirà dopo la tua rossa. Vediamo un po'. Devo aprire. Non c'è più! Ehi! Che cosa è successo? Ho sentito aprire la porta. Panico, papà, panico, papà, panico, Entra, paura. entra. Lei comunque è scomparsa. Ragazzi, vedete, non c'è più il cadavere. Ah, ma c'è qualcosa là, quindi una foto, io penso che si può. Dovrò C'è un rumore ispezionare. strano. C'è una musica strana. Ok, andiamo a vedere ragazzi, però già il fatto che quella sia alzata là, se vi ricordate quando è spuntata la suora rossa la prima volta che, insomma, cioè quando si è spuntata sfondando quella porta, aprendo quella porta, aveva tutte quelle falene attorno, non vorrei che questa qua Che morta lei era sia piena di alzata. falene, giusto? Ma come era morta? Non è possibile. Vabbè, usciamo. Intanto usciamo. Avvicino al letto che ho visto c'è tipo una foto sul. Nel bagno sarà? Allora andiamo a vedere. Sorelle rosse del Cristo morente, addette colture, piantagione rosso gallo. Vediamo il retro. In quell'incendio alla piantagione qualcuno si è salvata e lei. Te lo ricordi quando abbiamo letto quell'articolo Delle appunto. suore. Sì, che avevano bruciato quel convento, io gli ho detto c'è qualcosa in queste C'era suore. l'acqua contaminata, se non sbaglio. L'ho riconosciuto. Ci sta un massacro, tutte morte, insomma. L'ho riconosciuto, è come se avesse seguito Celeste. Si è presentata alla porta qualche giorno dopo il suo ritorno, quindi dopo che è tornata da bambina È si è arrivata la presentata suora. questa suora rossa. Per Richard è un segno divino, crede potrà aiutarci a riavere la nostra piccola, ma sono tutte stronzate. Quella è la nostra piccola. La sua ossessione per Jennifer finirà per ucciderci tutti. Quindi, come pensavamo, il vecchio è un pazzo proprio, quindi la bambina era normale, altro che tornata dice strana, no. Quindi quella suora, una delle addette alla prigione, la figlia di Ashman, è riuscita a controllare quelle schifose falene. È diventata essa stessa parte di quella cosa. Ma io l'ho smascherata. Vuole vendicarsi per il prototipo 2 del Fexonil, che è Fenoxil, Era, se non quindi sbaglio, quella la cura medicinale. che gli davano. Prototipo 2. Per tutto quello che abbiamo fatto, e ora ha convinto Richard a chiudermi in casa, nella cameretta con Celeste. Da qui posso fare ben poco. Quindi. Avrei dovuto fare qualcosa. Avrei dovuto fermare Richard, quel maledettissimo Wiman, quando potevo. Le cose ci sono sfuggite di mano. Devo fare qualcosa ora, devo reagire, devo farlo per lei, prima che le sedute facciano effetto, prima che io possa dimenticare, prima che sia troppo tardi. Il cortisone può ancora accecarle, può ucciderle. Il cortisone può ancora accecarle, può ucciderle. Le No, penso falene? E come, scusa? penso Vabbè, la sua. Vabbè, ho così. corti davvero. Merda, si è aperto qua. La luce, vedi che sta arrivando la sua, è arrivata Non mi fa la correre. No. Merda. Io subito piglio l'armadio. Qua arriverà qualcuno a controllare, no? Qualcuno forse che sarà uscito. Di solito quando cade qualcosa e fa bordello, vengono a controllare. No, non sta bene adesso. Apri il bagno, Un attimo, avviciniamoci dov'è. aspetta che là. Vedi, c'è qualcosa. Dai, per aprire la scala per andare in soffitta, va, un Sì. manico di ombrello.
pure dentro il banco. Aspetta, vediamo se c'è qualche diversivo qua. C'è sì, perché mi pare che ce ne manca uno. No, ce ne abbiamo, ce ne abbiamo. Qualcuno ha aperto una porta. Lo so, dobbiamo aprire la porta del bagno, lo volevo fare, ma... No, apposta. Non è successo niente. Stranamente. Quindi vuol dire che quella da qua dove è andata, eh? E vale, niente. Ok, dobbiamo salire sopra, ragazzi. In soffitta lì. Occhio là. C'è qualcosa? Ho visto un'ombra. E poi quando fa questo acuto vuol dire che... non dobbiamo andare. Vedi, alzata. Ma può essere che va più veloce da abbassata, guarda. Non lo capiamo. Andare piano di sopra. Dobbiamo stare attenti perché c'è quella pazza via di piedi oltre che lui. Ah no. No, era di... ho sbagliato, dobbiamo... Quando fa così vuol dire che è qua quella. Di fronte. Eh sì, l'ho visto, ma c'è... No, infatti qua c'è la musica strana. Ora passo da qua. Direi un attimo di bar, io che ho punti, ma no, non ho percepito le cose. Si carci adesso. Sembra proprio qua. E vado più andare. Vedi, fa sta musica, vuol dire che lui che ci vede. Quando fa sta musica significa questo, insomma. Vado più andare, va, questo da pure. Ecco cosa è la tua. È una stronza proprio, porca puttana. Il bello è che lo sapevo, però uno non è può stare sempre là. Ascoltiamo bene i passi. Possiamo andare secondo me, basta. Tanto quella sua la siamo aiutati anche allo sfarfaglio delle luci. Occhio cazzo sta luce. Ancora fuori. Gli dirò. Pare che ce l'avamo di sì. Faccia proprio. Basta, dobbiamo andare. Guarda. Bene, le scale qua sotto. Ma noi dobbiamo andare, cazzo. Andiamo un attimo. Lo so che è là, però. Andiamo un attimo da questo modo, vediamo se c'è una situazione tranquilla, così facciamo che veniamo da qua invece che da sopra.
non c'è nessuno, vabbè, casomai c'è, scappiamo per qua dietro che c'è quel divano e ci mettiamo sotto il divano. Prima di scappare gli tiriamo un diversivo, chiunque sia, così. Ok, quindi dobbiamo metterci qua. Non è che esce da qua il pazzo. Ok, tiriamo. Smetterla con sti tic, quando sono concentrato mi vengono i tic quasi quasi. Ah, interessante. Okay. Vabbè. Non si può chiudere, vero? Non lo so, io penso che se ci clicco questa scende. Ok, vediamo. Ma cazzo, non lo lasciamo in questo modo, veramente così la devo lasciare. Eh sì, perché se ci clicco scende. Muta, quale sarà? Vabbè, vediamo quello che succede, no? Questo non deve passare, può essere. Non è che uno di questi è vivo, perché di solito succedono queste cose quando ci sono i manichini. Gocciola qualcosa dal... Ho sentito il rumore. È qualcosa che è gocciolato dal... dalle bambole, penso. Non c'è niente da raccogliere. Ecco. Progetto, nuova vita. Vediamo il retro, che è sempre la parte peggiore. Io sono Jennifer. Io sono Jennifer. Succederà qua, esatto, lo sapevo che appena cosa non succederà qualcosa. Che è quella cosa? Che cazzo è quella cosa? Aspettate. Vuoi vedere che? Che stiamo scendendo. Secondo me c'è. No, era là, non è possibile, non l'hai vista. Quella era Jennifer, non si scappa. Penso, no? Sembrava una bambina a dire il vero all'inizio, ma poi era, non era mostruosamente sì. Alta. E allora. Sì, che poi è cresciuta da Jennifer. Era questa, no? Guardiamoli tutti. Non c'era più niente là della mina, vero? Mi pare di no. Vediamo da quel lato. Ma non credo. A terra, c'è roba a terra. È pazza, qual è Jennifer? È pazza, schizzata. Dalla padella nella brace siamo caduti. Da due sono diventati tre. Oh, cazzo.
Che ci hanno preso. Vabbè, era scontato. The responsible authorities are trying to make light of what has happened. Now let's go to the report. Chodoskoro. A bovine repairman was attacked this morning in an underground car park. Surveillance cameras show a blonde woman in suit with an elegant, innocent air about her who approached the man with the pretext of lighting a cigarette. The woman then attacked the man, wounding his head. The wanted person, aged between 30 and 40, then browsed through the man's briefcase containing confidential information about the users who asked for the phone line to be repaired. She stole the man and started driving to an unknown destination, leaving the man unconscious. The authorities are now checking for any evidence that the woman might be looking for a particular address. Although the man is now out of danger, he has suffered lesions and a concussion and has been admitted to a hospital nearby. A few hours ago, the authorities provided an identikit to the woman based on the victim's description. Cioè, we invite you to contact us if you find yourself in the presence of this woman, or if that you have woman any looks like you. Who are you? I hope you'll forgive me for before, but you mustn't touch my things. My things are mine. You mustn't. Go to the loft. What happened to that door? Richard made it disappear. He doesn't want anyone to go in. What do you mean? That door no longer exists. There is now a wall. A wall behind the fireplace. A fireplace? There, you're gonna find what you're looking for. I hate the taste of the Nexo. Ok, siamo in una zona nuova. I don't want to be mesmerized again. Io I don't want it. Sinceramente non mi avvicinerei a quella pazza schizzata. Dai, dai, dai. Dietro il cazzo. Allora, aspetta, abbiamo tutte le cose, noi sì. Dobbiamo aprire qua perché è zona nuova. Siamo tutti scassati. I do not want medicines. Quindi dietro il caminetto. Come si fa a guardare dietro il caminetto? Non si sa. Vediamo qua dentro. Vediamo gli obiettivi. Ispezione il caminetto sospetto. Ispezione, forse. Non è questo il caminetto. Non te lo fa ispezionare. Why is that? Può andare io. Devi andare da lei, vero? The Federal Bureau of Investigation. Aspetta, io controllo. Sento la voce rossa. Sento lui proprio da quel lato, no? Vabbè, andiamo da questa, ma non ci scordiamo che questa è schizzata proprio, quindi siamo attenti a quello che facciamo. A quanto pare non dobbiamo, soprattutto non dobbiamo toccare la cosa. Puoi fare quello che vuoi, ma non gli devi toccare le sue cose. Stai buono. Anche perché fondamentalmente si è salvato. Che so. Ci dobbiamo avvicinare, secondo te? Un rocchetto di cotone e un'arma. Non ci avviciniamo. Ah, c'è qualcosa, Ok, il telecomando schizza, ci scippa la testa. No, c'è la scippa la testa. Sì, tocchiamo il telecomando. Vediamo prima quello che c'è dentro. Ah, ok, questa è poi la stanza. Sì, dove salviamo dei soldi. A quanto siamo? Però sai che forse ci fermano le pile di quel telecomando. Mi sa di sì. Allora io scippiamo. Però c'è anche il papà qua piedi dietro. Volevo dire che erano tutte cose per sicurezza.
fatto di ritorno. Vedi che... Sì, quello là, no, forse... Vabbè, sì, quello che è... Quello là un lancia, un direttivo lancia. Sì. E niente, dobbiamo prendere qualcosa, cioè dobbiamo scappare tipo pazzi. Solo questo dobbiamo fare. Beh, una cosa che quando ti... Ti avvisti qualcuno. Sta fuori. Maledetto, ti ammazzo, maledetto. Eravamo riusciti. Ci ha ammazzato. Ah vabbè, qua siamo ragazzi, qua siamo, ok. Mi ero preoccupato. Allora, andiamo subito a prendere il telecomando, appena. Certo che non sbircia quando un cazzo, almeno esce la testa. Ah, ora, ora dobbiamo. Quando... ma è che ci sono quelli gli altri, capito? No, aspetta, aspetta. Ora c'è il mano. Quando si... Era là. Qua si è arrivato. E qua là. Apri la porta, apri la porta questa volta. Come faccio a sbagliare sempre? Mannaggia. Ma stavolta gliel'ho fatto, dannazione, questa è proprio qua. Quindi abbiamo il primo colpo, quella cosa è andata. Sì, quando si rompe la... tipo pazzi. Ok, eravamo morti, vai. Poi ci sarà pure questa impazzita per il cielo. Eh sì. Are you looking for me? Goodbye, please. Vai, aperto questa porta, vai. Ok. Lui è qua, entra di nuovo da dove era prima. Poi lui ora arriva. Perché no? Ok, va. Non sapevo che impazzivo. Con le camere da letto io me la sgoffo proprio. You can hide from me. Ma sono tre. Ma scusa, ma ci ha visto che abbiamo preso le pile? Eh sì, si è incazzato. Non ha visto più il telecomando appena si è girato. Ha detto, oh, questo è andato. Controlliamo un attimo l'inventario appena usciamo qua dentro, ma sicuramente sono le pile per la scala. Sì, per forza. Quindi dobbiamo solo scendere proprio da qua, scendere da queste scale e girare a destra. Quasi quasi proverai, che dici? Sì. Ora? Sì. Perché io li sento i passi, però. Aspetta. È dietro. No, c'è la musica anche. Bello, non ci ha visto, questa qua non è cieca come lui, compare. Non sta salendo. Andiamo, no? Sì. Aspetta, la pila. Devo stare così. Eccola, eccola! Cazzo, stavolta mi ha fatto scattare! Sì, qua non c'è problema. È più che altro il jumpscare del suono che ti fa saltare in aria. Sì, comunque mi sa che è zoppa. Se è zoppa, noi siamo arrivati a questa conclusione, ragazzi, che se chiedeste. Guarda, guarda come cammina.
Forse sì, dobbiamo darlo appena mentre ci corre di dietro. Qualche volta dobbiamo fare la prova. Perché se è zoppa, noi ci ricordiamo che appunto la badante, la cameriera, quello che è, la badante era zoppa. Comunque siamo qua, siamo dove dovevamo essere. E qua è difficile che vengano a controllare, perché è proprio chiuso, non è che c'è zona in cui girano, c'è solo questo pezzettino, quindi appena smettiamo di appena finiscono i passi possiamo stare tranquilli. Penso che già possiamo uscire alla fine. Sì, hanno aperto porte sopra. Perché non è che... Fammi controllare prima. Vedi che faccio così. Aspetta, possiamo salvare anche o no? No, ma ora è il coso esclusivo. Ricordiamoci, qua c'è un armadio per portiere di Venezia. Ok, quelle sono. Ora farà un casino della Madonna, sicuro, con questa scala. No, pensavo di più. Che è quel coso olio. Ho tossito, mi hanno sentito. Non mi zicco per sicurezza qua dentro, ragazzi, questo qua. Questa è la cosa migliore da fare. Che abbiamo dato un attiratorio. Esamina la quarta volta la cosa di. Ah, vero, siamo dentro la cosa. Lo vediamo. Non c'è nessuno, dai. Che siamo pure mezzi morti. Oggetti arrugginiti, cosa c'è arrugginito? Capace che per il caminetto, dici. Però dov'è sto caminetto? Il caminetto era quello in quella foto, ora io non mi ricordo. Si possono vedere le foto che abbiamo visto? No, vero? Comunque deve essere un caminetto. Aspetta, collezionabile. Ecco. Una delle ultime dovrebbe essere. Aspetta, tutorial diversivo, vediamo se ci dice come usare. Ok, lanciabili, piazzabili. Piazza diversivo con X. Può essere che io non ho premuto X in tutto questo. Prendiamo un diversivo. A terra c'è scritto. Con X, infatti, non ci vogliamo. Niente, qua non c'è diversivi, piazzabili. Comunque, quando lo troviamo, proviamo a premere X. Ah, devo controllare anche i collezionabili. Qua faccio selezionare. Ah, ok. Quindi qual era quello col caminetto? Questo qua no. Era. No, uno prima. Sì, questo. C'erano ste. Ah, ecco, c'è la porta che non c'era più. Ah, dove c'è il quadro delle falene. Hai capito dove? Più o meno. Ce ne sono un paio di quadri con le falene. Uno è piccolo, ma altri no, quello due... è grande, quello no, è altri grande. Due sono grossi, ce ne sono due grossi. Vabbè, qua non dobbiamo controllare niente, perché alla fine questo è cosa per curiosità. Un'arma e il resto delle cose ce l'abbiamo. Quello piazzabile l'abbiamo lasciato. Ah no, eccolo qua. Piazzabile. Per esempio premendo X lo mettiamo da qualche parte. Certo non adesso, perché poi non so se lo possiamo raccogliere. Quindi però lasciamo stare. Allora dobbiamo andare dove c'era quel dannatissimo quadro delle falene. No, dobbiamo andare a salvare. A salvare è molto importante. E appunto se mi viene qua, attenti.
Credi qua è pulito. Il punto più vicino è oltre una porta che c'è dietro questo muro, papà. Porca troia, ma io ti ammazzo. No, no, non ammazzo proprio. Ehi, fanculo. Perché è così? Vedi qua, vedi qua. No, ma io gli ho dovuto dire a un direttore, se no però... No, voleva il maschio, cioè. Ci dobbiamo nascondere per forza. Dr. Reed! Ti giuro, forse è fatto apposta che deve essere un po'... Cioè che il sistema per lanciare sti cosi è macchinoso e... Insomma, per niente... Però, cioè, magari è fatto apposta per aumentare la difficoltà, perché in effetti se fosse a tipo shooter non ti prenderebbero mai. Penso possiamo uscire. Sì. Non di certo. E qua il salvataggio è dove? No, qua, qua vicino. Dobbiamo solo finire sto corridoio. Quindi questa qui è Jennifer veramente, perché dietro la foto, c'è scritto io sono Jennifer, insomma, abbiamo scoperto queste altre cose. Qua è, sì, il salvataggio è là. E quello entrerà quasi. Dobbiamo aspettare un attimo. Non di là adesso. Vabbè, qua ci possiamo nascondere, cosa vuoi? Questa la chiudiamo. Yeah. Non sai che costa il camionetto e quello qua dentro? Aspetta, intanto manteniamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Va bene ragazzacci, penso che ci siamo per questo episodio. Insomma, finalmente abbiamo scoperto un sacco di cose nuove, abbiamo trovato Jennifer, le cose sono successe, la trama si infittisce sempre di più, cioè le cose succedono in continuo, non è più insomma come i primi episodi che lento, calma piatta, ok? Quindi penso che fra poco ci getteranno nel panico totale. Già siamo nel panico. No? Praticamente sì. Peggio. D'accordo, allora ci vediamo nella prossima puntata. Un saluto da Lord Reaper e da Taurus e iscrivetevi.